Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tana di Mister X. Adesso inizieremo un nuovo unboxing molto molto bello di una action figure che stavo aspettando dall'anno scorso, ovvero 2016, ottobre più o meno, giù di lì. E la figura in questione ci mostra come protagonisti già dalle figure azzurre, le ombre, ovvero Cibiusa ed Helios. Sappiamo tutti che il quarto arco, il mondo dei sogni, è stato abbastanza corto nel manga rispetto che nella serie TV anni 90, che era abbastanza lungo, ma come sappiamo tutti il manga è stato molto molto diverso rispetto all'edizione degli anni 90. Adesso vi voglio mostrare l'efficienza del prodotto originale. Se vedete questa parte tipo traslucida con questo simbolino, vuol dire che è originale, e se volete esserne sicuri che non è mai stato aperto il pacco, basta che controlliate questi piccoli scotch. Questa è la campanella, quella dove evocava il nostro amico Pegasus. Era il Pegasus, sì. E, vabbè, comunque, questo è il lato. Molto molto bello, si presenta la scatola, mi piace parecchio ragazzi. Questo sembra un simbolo di un diamante. Faccio vedere proprio tutti i lati prima di iniziare. Oh, ecco qua. Ok. Qua ci sono tutte le cose, le istruzioni in giapponese. Ok. Questa qua dovrebbe essere una limited edition. Infatti, adesso l'andremo ad aprire. Ok, dopo aver rimosso questi piccoli scotch, diamo al via l'apertura dell'unboxing in questione, che non è molto facile. Cercare di non rovinare la scatola. Ok, ottimo. L'oggetto si presenta con questo foglio trasparente sul verde, 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 acqua. Ora tiriamo fuori la figura, aspettate ragazzi. Ai, ai, ai. Ragazzi, abbiamo il libretto di istruzioni completamente in giapponese, ma basta vedere le figure per farlo senza problemi. Poi ho trovato, vediamo la scatola. Questa cartolina. Molto molto bella, e dentro la scatola possiamo notare questa immagine. Ok, adesso iniziamo ad assemblarla. Stoppo un attimo il video per assemblare, poi vi faccio vedere già il prodotto assemblato. Ok, dopo aver montato la figure, dopo tante tante complicazioni, perché ogni volta ci deve essere sempre una cosa che non me la fa fare bene, notiamo la bellezza di questa limited edition, piano piano ovviamente, dove gli sguardi di Helios e Cibiusa si incrociano. Bellissima l'apertura alare del Pegaso, anche se alla fine è un alicorno, specifichiamo. E voglio solo sottolineare una cosa: l'abito di Lady Small o Small Lady, nella versione del manga doveva essere su un colore rosato, invece qui riprende molto l'abito di sua madre, Serenity. E Young Serenity. Ora non vorrei dire una cazzata, in ogni caso è bellissima sta figure, molto molto bella e fatta bene. È una limited edition fatta con i contro coglioni, e guardate ragazzi, è proprio bello. Poi il fatto che
questa base liscia rifletta i personaggi, è meravigliosa, infatti era uno specchio d'acqua. È molto molto bella. Me l'arco si dovrebbe dire l'atto numero 4, anche se alcuni dicono anche arco 4, è uno dei miei preferiti, anzi è il mio preferito. Molti direbbero: "Ah, a me piace più il cristallo del cuore, bla bla bla, la terza, la prima, la seconda". No, a me piace proprio il quarto. Il quarto è il mio preferito, forse perché è quello che mi è rimasto più impresso nella serie televisiva anni 90. Ricordo che c'è anche la serie Crystal che si basa moltissimo sul manga, infatti la Crystal è fatta anche abbastanza bene. E boh, ragazzi, spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Ci sentiamo alla prossima e ciao ciao!